le capisco, Giusy e Sara. Non fanno che parlare di questo libro. Come se per star bene con un uomo basti un buon orgasmo. Ehi, ci sei? Ehi, scusa, stavo rivedendo alcuni conti. Anche Luigi sta per chiudere, mi deve pagare la fornitura di 3 mesi fa. Speriamo bene. Vedrai che le cose si rimetteranno. E poi stavo parlando di orgasmi. Te parli troppo. Ecco, vieni. Chiacchierona. Su Radio Onda Stereo, in studio Sara Sanna, il leader dell'IDV Antonio Di Pietro ha partecipato stamani a... Amore, il caffè! ...candidati di elettori di rivoluzione civile... Eccomi! ...attesi nell'isola anche a Bersaglio di 14... In bocca al lupo per la riunione, bel figo. Crepi. Senti, ce la faresti a farmi un favore? Amore, sai come vanno ste riunioni? Ci sarebbe da ritirare la farmacia di Piazza Baldi con le creme che avevo ordinato. Non so se ce la faccio, capiscimi. Vabbè, comunque io ho lasciato dei soldi sul cassettone, se ce la fai è bene. Va bene, ci provo. Quelle creme sono il segreto della tua sensualità. Altro che le sfumature di grigio. Scemo. Vado, te lo faccio tardi. Ciao. Torna presto, Christian Grey. Preoccupare, fa con calma. Ho una sorpresina per te. Una sorpresina. E che sorpresina mi ha fatto l'amore mio? Eccola qui la mia massaia. No amore, dai, ti prego, massaia no, ti sembro così grassa. Perché ti sembro così miope? Anche se può darsi che tra qualche tempo sarò un po' più cicciona. Sì, certo. Magari fra 30 anni. Facciamo 9 mesi. Sì. Non si vede ancora niente. Si vedrà, non ti preoccupare. Com'era Antonella quando era incinta? Smettila di paragonarti sempre a lei, mamma mia. Ti ho fatto solo una domanda, eh. Grassa era. Del resto, Filippo, quando è nato, pesava 4,2 kg. Grassa. Tra l'altro stasera torno un po' più tardi perché passo da ripargli gli alimenti, eh? Ancora? Ma falle un bonifico, no?
E dai, almeno approfitto per vedere Filippo. Fra un po' quel bambino neanche mi riconosce più, eh? Senti, ho preso i soldi che erano sul comodino finché non mi pagano. I soldi di mia madre per quella stronza? Per mio figlio? E nostro figlio? Senti, quella non fa altro che succhiarti i soldi. Adesso basta, adesso non siamo più solo io e te, ma lo capisci o no? Adesso vado e glielo dico io, visto che tu non c'hai le palle. Io non ne posso più. Valeria, calmati! Ma io non mi calmo per un cazzo. Fai tutte le tue belle idee della casa più grande, di aprire un negozio, della pubblicità sui giornali. Oh, ma la vedi la televisione? Li leggi i giornali? Io mi faccio un culo così 24 ore al giorno per raccogliere le briciole e andare avanti. Eh? Le banche non concedono più i fidi, le imprese non pagano i fornitori, le aziende chiudono. Valeria, ci vuole pazienza. O vuoi vedermi con un nodo al collo, eh? Come tanti. Quelli non hanno le palle, non io. Cresci una buona volta, Valeria. Cosa ci fai qui? Io e Valeria abbiamo più cose in comune di quanto pensassimo. Valeria, non credere una parola di quello che questa psicopatica ti è venuta a dire. Oh, pezzo di stronzo! Sono 5 mesi che non mi paghi gli alimenti. Potrei mandarti in galera per questo, lo sai? Tuo figlio cresceva ancora in giro con le scarpe dell'anno scorso. Dai, dimmi, cosa devo fare? Devo fare anche la puttana per arrivare a fine mese? Eh? Diglielo a Valeria come usi i suoi soldi, come li spendi. Diglielo, che uomo di merda che sei. Vattene. Vattene. Sì, me ne vado. Non ti preoccupare, ma ricordati una cosa. Non finisce qui. Tu, Filippo, non lo vedrai mai più. Amore, ascolta. Ehi, ehi, ehi. Ascoltami. Perché? Cosa? Mi hai rubato tutto. No.
Vattene. Te ne devi andare, vattene. Te ne devi andare, vattene! Perché mi hai preso in giro? Perché non mi hai chiesto aiuto? Non lo vedrai mai. Perché mi hai tradito? Perché non mi fai credito? Perché il gioco è finito.
Sì, stanno arrivando. Avete visto Ingrid in questi giorni? No, ma ho sentito dire che dopo vari tentativi alla fine... Ciao Carl, com'è andata la caccia oggi? Giù in paese dicono che la selvaggina comincia a scarseggiare. Lascia perdere. Con Ingrid? Come va? Senti, ma è vero quello che si sente in giro? E con la caccia cosa pensi di fare? Resto a dormire. Guarda che abbiamo bisogno di te. Finalmente sei arrivato. Pillola rossa, hai fatto la tua scelta.
Ti stavamo aspettando. È così freddo fuori. Perché non vieni a scaldarti un po'? Andiamo a farci un bagno caldo. Forse dopo una giornata tra i monti te lo meriti. Lasciami stare. Non è il caso. Dobbiamo lasciar perdere. Ma che birbante. Ci stai prendendo in giro, vero? È il nostro piccolo segreto. Sai che ti può fidare di noi? Dico di no. Forse ora stanno arrivando e non dovrei essere qui. Ecco, lo sapevo. Hai preso la pillola rossa, vero? Cosa stai dicendo? Era solo un sogno, come fai a saperlo? Hai preso la pillola rossa. 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 Basta! Ti sembra illogico? Niente lo è. La mente è il potere più grande di cui siamo stati dotati. Perché vuoi offuscarla? Chiediti il perché e segui la luce. Ed ora dimmi, preferisci la pillola rossa o la pillola blu? Blu, blu, voglio la pillola blu. Hai fatto la tua scelta, divertiti. La mente è il potere più grande di cui siamo stati dotati. Perché vuoi offuscarla? Chiediti il perché e segui la luce. Ed ora dimmi, preferisci la pillola rossa o la pillola blu? Non ho scelta, vero? Qualcuno l'ha già fatta per noi e tu ne stai facendo una più piccola adesso, sbagliando. La pillola blu non deve servire a soddisfare gli istinti del primo chakra, ma a garantire il mantenimento della specie. Niente di più. Segui la via della luce. Solo così potrai giungere all'illuminazione. Ma tu chi sei? Dove mi trovo? Chi sono? Domande, solo domande. Stai sondando i meandri della tua mente e solo tu puoi darti le risposte.
ma se sono all'interno della mia mente, allora tu chi sei? Chiunque si guarda in profondità riesce ad aprire le porte della percezione e a sentire le sottili vibrazioni energetiche che lo circondano. Cosa vuoi dire? Sono la tua luce interiore, la candela che è dentro di te, la trascendenza mistica che porta verso il nirvana. È un dono che solo pochi uomini riescono a conseguire. Per tutti gli altri restano il sogno e l'estasi. Quindi questo è soltanto un sogno. Cos'è il sogno? Tu credi davvero che sia qualcosa che non esiste? E allora dimmi, durante l'estasi, hai il pieno controllo del tuo corpo? Allora le pillole che mi hai offerto sono solo suggestioni che tu hai creato, in modo da giustificare le tue scelte sbagliate. Andiamo. Non penserai mica che l'illuminazione sia così facile da raggiungere. Secondo te basta una pillola per arrivare alla consapevolezza? Che cosa pensavi di fare? Guarda che anche se sono un sogno, lo diciamo alla mamma. Fatti domande e segui la luce. Questo è tutto. Ma davvero credevi che ti avrei detto pillola rossa, fine degli istinti? La via del nirvana si spalanca davanti alla tua carne mortale. Domani ti sveglierai in comunione con il tutto. Pillola blu, resti nel mondo dei corpi e vivrai altre 100 vite. Era veramente questo quello che ti volevi sentir dire? La vita non è un film di fantascienza. Buongiorno amore. Buongiorno tesoro. Hai dormito bene stanotte? Come mai sei così allegra stamani? Amore, sono incinta.